interpretativa unica. D'altra parte lo sappiamo, le donne sono una forza di aiuto, tutte attive, tutte interessate a portare avanti dei progetti che comunque sono dei progetti, noi diciamo, assolutamente disinteressati, in quanto non c'è nessun fine di lucro, ma soltanto la volontà di portare l'arte e la poesia particolarmente su quel palco di primo piano che compete loro nell'attuale società italiana. Purtroppo ci sono molte vicende politiche, sociali, che impediscono questi momenti importanti per la cultura e per l'arte. Noi cerchiamo di utilizzare quelli che sono i canali che ci vengono messi a disposizione. Abbiamo fatto qualcosa anche comunque di innovativo, proprio per tentare di fare un passo, un salto di qualità. Abbiamo inserito per la prima volta in Italia le pubblicità all'interno di libri di poesie, di letterature e di arti varie. Per la prima volta, in effetti, noi siamo riusciti a stampare 5.000 copie di un volume, che vuol dire delle cifre enormi, perché in effetti con 400 copie oggi un libro di poesie è un best seller. Noi ne abbiamo stampati 5.000. Ma la cosa più bella è che queste 5.000 copie sono state messe a disposizione di tutti i passeggeri della flotta Lauro in navigazione del Mediterraneo per 3 anni consecutivi, e pensate che sono circa 8 milioni di passeggeri ogni anno. Quindi i nostri libri, con un piccolo sacrificio, ma comunque con la capacità di aggregare artisti e sponsor, hanno creato un movimento di opinione, e quindi siamo qui per porterà avanti i nostri progetti con le donne in prima fila. Grazie.